Ciao a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di .NET Podcast, il podcast in italiano dedicato alle tecnologie Microsoft e non solo. Oggi parliamo di sindrome dell'impostore. Ne approfitto per ricordarvi che ci trovate sui principali social. Abbiamo un gruppo su Facebook e uno su LinkedIn, un account Twitter e un canale YouTube. Trovate tutti i link sul nostro sito dotnetpodcast.com. E adesso, sigla! Oggi ho il piacere di avere con me Emanuele Bartolesi, Senior Full Stack Developer in Expert Insight, ma soprattutto Full Stack Sportsman, essendo un triatleta. Benvenuto Emanuele. Sì, ciao, ciao Paolo. Allora, mi ha già messo ansia con questa presentazione, te lo dico. Hai già creato aspettative, quindi... Esattamente, era quindi, tutto voluto. Sì, appunto... Esatto, immagino, siamo partiti bene con l'argomento di oggi, infatti, no? Soprattutto la parte di sport di cui non mi sento assolutamente all'altezza, ma va bene così. Allora, inizio subito, Paolo, dimmi te. Sì, facciamo una cosa, per chi non ti conoscesse, anche se probabilmente hanno già sentito parlare di te, perché sei già stato nostro ospite più volte, fai una brevissima introduzione di te stesso e poi ci dedichiamo all'argomento della giornata. Assolutamente. Allora, Emanuele, come ha detto Mauro, abito a Zurigo da 4 anni. Prima però ho vissuto a Milano, prima in realtà sono nativo toscano, ogni tanto mi esce qualche C aspirata o qualcosa, anche se ormai l'ho perso. I miei amici toscani mi dicono che non parlo più toscano, e i miei amici di Milano mi dicono che non parlo più milanese perché avevo preso qualcosa. In realtà qua non parlo né bene né il tedesco né l'italiano, quindi niente, sono... è una tragedia la mia vita. In più balbetto pure... Pensate, mentre parlo tedesco e balbetto anche, no? Potete immaginare cosa viene fuori, cosa capiscono. Quindi questa era tutta la mia vita negli ultimi 4 anni. Nel frattempo, oltre, diciamo, quando mi districo da questi problemi, appunto, come ha detto Mauro, faccio il dev full stack, ovviamente web, ovviamente non mi approccio più al desktop da anni e da mobile anni, però full stack web, quindi parto dalla parte di front-end e arrivo al back-end. Sui dati mi limito a fare il minimo indispensabile, nel senso che le query o qualcosa del genere le faccio fare a qualcun altro, però arrivo fino a chiamare il SQL Server, diciamo così, o comunque sia i dati che ci sono dall'altra parte. E nell'ultimo periodo sono spostato, anzi negli ultimi anni ormai, sono spostato da parte front-end a utilizzare React, nello specifico ho abbandonato Angular nel 2018, ho scelto React semplicemente per un discorso di tecnologie Microsoft oriented, perché Microsoft per lo sviluppo su Office 365 ha sposato React e quindi il lato front-end uso quello, mentre il lato back-end, ovviamente essendo uomo Microsoft convinto, utilizzo ASP.NET Core con tutto quello che c'è intorno. Ovviamente, come tutti sanno, chi mi conosce, Blazor negli ultimi 2 anni, perché ormai è diventato di moda, quindi non sono più l'hipster di una volta, diciamo, Mauro, ecco. sono diventato mainstream. Molto bene. Ok, diciamo che io oggi faccio la parte dell'ignorante assoluto, nel senso che ho una vaghissima idea di che cosa sia la sindrome dell'impostore, ma non ho mai approfondito assolutamente nulla. Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di una roba bella e brutta allo stesso tempo, lo dico, perché in realtà la sindrome dell'impostore è un mix, perché è un mix di senso di colpa, si può essere così, per i traguardi che hai raggiunto, per quello che stai facendo in quel momento lì. E quindi hai questo senso di colpa e questa inadeguatezza nel momento che stai vivendo una determinata esperienza. In questo caso qua, ovviamente, nel nostro caso, l'esperienza lavorativa spesso, no? E quindi hai sempre questo senso di dire un po' che ci faccio qui, perché sono qui, praticamente sono queste domande che ti fai, e la soluzione che trovi è solo fortuna, è fortuna perché, cioè, trovi sempre una scusa al fatto che hai avuto successo, o successo poi non intendo uno che fa la rockstar e cioè, ha successo intendi anche delle piccole cose, compila il progetto che stai facendo, oddio, però non so come mai compila, no? Non mi torna che compili, proprio anche delle piccole cose. E quindi hai sempre appunto questo sentimento di
inefficienza, poi si trasforma in ti senti inefficiente, no? Arrivi fine giornata e dici, cavolo, non ho fatto niente oggi, no? Oppure dici, no, potevo fare di più, ecco, è una sorta sempre questa rincorsa alla perfezione, se vuoi, anche se poi vedremo dopo, più avanti spiegherò che non è proprio questo, ma è, diciamo, per farti la breve, è un po' questo, quindi questo senso di ignoranza continua e appunto questo senso di inadeguatezza. Spesso viene confrontata all'effetto Dunning-Kruger, che è un po', dicono che è l'opposto, in realtà non è proprio vero che è l'opposto. L'effetto Dunning-Kruger è, sicuramente l'hai sentito parlare, quando senti parlare di sindrome del impostore lo nominano sempre, è effettivamente, sembra l'effetto contrario, cioè una persona che invece non ha competenza di una cosa, ma è talmente all'interno di questa incompetenza, che, diciamo, che per non far vedere che è incompetente ne parla come se fosse competente, no? E quindi non capisce la sua ignoranza dopo un po', no? Ignoranza non nel senso dispregiativo, nel senso di non sapere una cosa. Quindi viene fatto a volte questo confronto, no? È l'opposto di quello, perché te invece sai, ma pensi di non sapere. In realtà non è così, però ci tenevo a dirlo, perché non tanto per fare questo proprio riconfronto, perché sono cose simili, però non sono tipo ansia contro stare bene sempre e essere felice. Non sono, sono due cose diverse. Uno può avere anche, in realtà, tutte e due, per assurdo. Su una cosa potresti avere l'effetto di Dunning-Kruger e su altre sindrome impostore, per assurdo. Quindi per quello che non è l'opposto. La stessa persona può averle due. È difficile, però ci sono dei personaggi che hanno questa cosa qua, per, così, per spiegarti bene cos'è. Quindi, per fartela breve, questo sindrome impostore è questo senso di colpa barra, io dico, questo senso di ansia dello stare qui perché non so perché. Chiaro, diciamo che mi ci trovo abbastanza, intanto che descrivevi pensavo a me stesso e dicevo sono un perfetto impostore io, nel senso che mi sento costantemente fuori luogo, nel senso che mi guardo e dico sono arrivato qua per puro culo, cioè devo essere sincero, faccio costantemente esatto. Ma infatti io immaginavo che te ce l'avessi per scrivere l'impostore qua, ma sai perché le persone, tra l'altro, di solito competenti, che hanno questo problema, perché in realtà uno dei problemi della sindrome dell'impostore, problemi io ti spiego perché, è che più sei competente e più hai la sindrome dell'impostore, no? Perché questo poi? Perché cerchi di colmare la tua incompetenza che pensi di avere, studiando, adeguandoti, stando sempre sulla cresta dell'onda, ok, però capisci che poi dopo diventa una ruota, no? Quindi vuoi acquisire ancora più competenze, quindi ti esponi ancora di più, perché comunque ti esponi in qualche modo al lavoro, non dico facendo lo speaker, video su YouTube, ecco, proprio al lavoro ti esponi, perché magari sali di livello a quel punto, no? Acquisisci competenza e quindi sali di livello, ti esponi, che succede? Guadagni posizioni, oddio che ci faccio qui, ho guadagnato una posizione ingiustamente, oppure dico ad altri, a quel punto devi gestire delle persone, soprattutto quando sali è difficile arrivare a non gestire magari altre persone, no? Anche se butta a dirsi, questo parola non mi piace, però sotto di te, nel senso che lavorano con te, tu le devi gestire, no? E quindi ti senti ancora peggio. E quindi, però ora, io ci rido perché poi mi fa ridere, sono sbagliato, perché ci troviamo tutti in una situazione, però può avere anche effetti collaterali anche gravi, perché potresti andare anche in burnout. Tante persone che hanno sindrome dell'impostore, se non la controllano bene, potrebbero finire a dare il burnout, questo qua, perché questa continua ricerca di competenza barra altre cose che cerchi di fare, vedete, ti stressano, no? Ti porta molto stress e molta ansia, e quindi rischi di dare il burnout, per esempio. Quindi c'è da stare un po' attenti. C'è ovviamente chi ce l'ha in modo un po' più leggero, chi ce l'ha un po' pesante, potresti andare anche a periodi, no? Quindi periodo molto stressante al lavoro, magari la soffri un po' di più, periodo normale ti senti normale, oppure appena ottieni per esempio una promozione, lì la senti ancora più perché è una cosa nuova. Di solito chi ha la sindrome dell'impostore soffre anche un po' il cambiamento, perché entri in una sorta di comfort zone, diciamo, che, o meglio, tendi a stare in una sorta di comfort zone quando c'hai per stare bene con te stesso, ti cambiano la situazione, devi trovare la comfort zone.
quindi così per farti sempre un riassunto, chiaro, perché poi sarebbe chiaro, da parlare ovviamente. Poi io ci tengo a precisare, qui parte la mia sindrome del impostore, che quello di cui parlo oggi, io non sono un psicologo, non sono una, così, però mi sono letto negli anni un sacco di roba, ho fatto ricerche, ho parlato con anche dei psicologi di questa cosa qua, sia perché sono stato in terapia per anni prima, ma ancora non sapevo della mia sindrome di impostore, ma in generale poi l'ho cercato dopo per capire un po' come funziona, perché sono una persona comunque curiosa, sempre per lo stesso motivo, però appunto non, cioè, si basa tutto sull'esperienza personale, quello che ho studiato, ok, ma ognuno può trovare il suo metodo per stabilire, uscirne. In realtà non esci, cioè se ce l'hai, ce l'hai, te la tieni, devi imparare a conviverci, non puoi trovare una soluzione alternativa alla cosa, no? Poi dopo ti dico magari qualche metodo per ovviare barra conviverci, perché ci sono ovviamente, perché altrimenti sarebbe un problema, però ecco, la cosa che c'è da dire subito è, se uno ce l'ha e se la sente, non ne esci. Più ne prendi coscienza, più riesci a lavorarci sopra, più esterni, questa è uno dei motivi, è una delle soluzioni che hai, più esterni in questa cosa, più in realtà ti senti a tuo agio, perché chi l'ha esterno dice, oh, sono tolto sto peso, no? Lo dovevo dire che non sapevo niente. Che può causare anche lì, da usare con attenzione, perché può causare l'effetto opposto, no? Cioè, rischia a volte di passare, mi è successo in passato, per esempio, di passare come quello che ne sapeva e se la tirava a volte, no? Perché faceva un po' lo snob, in realtà era l'opposto. Cioè, faceva un po' quel modo là, con una sorta di, non di difesa, però di così, no? Poi la gente mi conosce, sa come sono, e sa che non è così, però all'inizio davo questa impressione di, diciamo, questo, questo non vuol fare quello. Oppure rischi di passare per finto umile a volte, no? Quando la esageri, quando esageri questa cosa qua, dici, no, non so niente, no? Un po' ti metti lì, e ti 300 righe di C-Sharp, perfetto, 5 secondi, no, però non so niente. In realtà non passi per finto umile, te lo pensi davvero, quello è che lo pensi davvero. Questo è vero, è vero, condivido. È interessante perché nei primi 10 minuti hai risposto a, cioè, hai risposto a una delle mie domande esistenziali, primo, e mi hai fatto ricordare una cosa essenziale di me, che io faccio, partendo dall'ultimo, io faccio esattamente la stessa cosa. Io ti dico, torniamo in un argomento, io ti dico, non so niente di quell'argomento, poi in realtà scopro che ne sono quantità industriali di più del mio interlocutore. E dico, oh, che strano. E l'altra è quella del, io ho una, mi hai spiegato fondamentalmente perché ho un insaziabile desiderio di conoscenza. Non c'è mezzo, cioè io non riesco a smettere di dover imparare qualche cosa di nuovo e di approfondire quello che già so. Esatto. E ne discutevo settimana scorsa con Gian Maria Ricci, che ha lo stesso problema, che è incastrato. Ma, nel... Vedi, hai beccato due persone, anche Gian Maria, che lo conosco da anni anch'io, lui, è un'altra persona che lo vedi che ha la sindrome dell'impostore. Cioè, è un'altra persona che deve sapere tutto, perché quando gli parli di qualcosa, lui... Un po' gli dà fastidio il fatto di non saperla per il suo carattere, no? Perché se gli parli di astrofisica, lui dice, un argomento che non so, per minuti. Però allo stesso tempo, se impara l'astrofisica, deve essere in grado di parlare con un astrofisico d'altra parte che manda i razzi su Marte, perché altrimenti si sente in imbarazzo e così, no? Questa cosa qua però, qui ti do già una soluzione, la devi sfruttare a tuo favore. Io ho imparato a sfruttarla a mio favore. Ripeto, parlo sempre di me, ma non perché voglio parlare di me, perché ti porto come esempio la mia esperienza che spero possa aiutare. Se te riesci a sfruttare questa insaziabile voglia di imparare per appunto imparare e spronarti a imparare le cose, senza esagerare ovviamente, in realtà va bene. Cioè riesci a sfruttare un tuo difetto a tuo vantaggio, quindi imparare cose nuove, perché appunto c'è voglia di imparare cose nuove, però sempre cercando di limitarti, non esagerare, no? Perché sennò poi, come dicevo prima, rischi di andare poi a crearti stress, ok, no? E una cosa che ti dicono sempre, sicuramente anche a te, non Gian Maria, ah cavolo, però con te si può veramente parlare di tutto, no? Quante volte si è sentito dire, no? Cioè, che
che passi da parlare da come funziona un aereo, no? E sapere come vola un aereo, a la politica estrema del 1800 in Inghilterra. Ma come fai a sapere tutto? Il problema è che sono malato, devi dire. Esatto. Mia madre mi chiama da sempre, mia madre mi chiama tuttologo. Prenditi sì, esatto. Che poi l'altra cosa negativa che riescono, cioè che probabilmente a volte sì, ma sai tutto, ma in realtà non sai niente, no? Perché sai troppe cose, no? Che poi in parte a volte è vero, perché ovviamente tutto non si può sapere nei dettagli, però questo è un altro problema, no? Ti dico anche, ma l'ho detto involontariamente perché ci sono arrivato adesso, no? Questo è un altro problema, no? Che rischi appunto di sapere cose superficiali a volte, però ci può stare, ripeto, perché non tutti possono sapere tutto. E uno infatti dei problemi è tutto un problema di percezione, in realtà, sindrome dell'impostore, no? Di come te ti percepisci nel mondo e in mezzo agli altri. Te pensi, adesso perché ascolto il podcast, provo a spiegarlo per chi invece vede il video, faccio un simbolo con la mano, okay? Beh, se te sei un cerchio, diciamo, in mezzo a un foglio, cioè quando hai sindrome dell'impostore, te pensi che gli altri siano un cerchio più grande intorno a te, e quello che sei nel mezzo te, più piccolino, è quello che pensi di sapere, quello che pensi, diciamo, che sanno gli altri, è tutto il tondo intorno. Ti senti un po' appunto oppresso e brutto, però insomma all'interno dici sono meno degli altri perché sono più piccolino. In realtà non è così, è come se, o meglio, quello che in realtà realmente sei te rispetto al mondo, te sei un cerchio esattamente grande come gli altri, ma gli altri non sono né fuori né dentro di te. Sono a cavallo, no? Tutti a cavallo rispetto a te, e tutti condividiamo un pezzo di questi cerchi l'uno con l'altro, perché mentre io so una cosa, te ne sai magari un'altra, no? E però sappiamo anche delle cose in comune. Beh, quando parliamo delle cose in comune ci sembra di sapere tutti e due tutto, quando te mi parli di una cosa che io non so, dico, cavolo, questa non la so, no? Dio, devo studiare, poi noi ci parte questa cosa, devo saperla! E vai a vedere subito come funziona, no? E quindi questa è la giusta percezione che deve avere una persona. Non è facile, perché poi quando sei dentro tendi sempre appunto a sentirti quel piccolo cerchio nel mezzo al cerchione quello gigante, però è una cosa su cui uno può lavorare e ci devi lavorare, perché ripeto, se sfrutti, devi riuscire a sfruttare questo problema, lo chiamo, non è un problema, però è un problema in realtà, perché è un problema psicologico alla fine, no? Però se riesci a sfruttarlo a tuo favore, in realtà ottieni anche risultati importanti, no? Che possono dare soddisfazione. Appunto, soddisfazioni, uno dei metodi con cui puoi risolvere questa cosa qua, e la gente a cui l'ho spiegato ha iniziato a farlo, ha detto, cavolo, sai che lo sto facendo? È bello questa cosa qua. È quella di scrivere, per esempio, su un foglio, un diario, quello che vuoi. Uno poi ha il suo metodo, anche lì può scegliere quello che fa. Una lavagna, io sono una lavagna qua a destra in cui l'ho chiamato il muro della felicità, l'ho chiamato una lavagna, una whiteboard, puoi chiamarlo anche il muro dei successi, uguale, in cui scrivi i successi che fai durante la settimana, il mese, l'anno, la vita, quello che vuoi, e scrivi quello che ti è andato bene. Quando il giorno che ti senti, cavolo, oggi capita, no? Non me ne va bene una perché ho fatto 5 cose e 4 mi sono andate male, ti fossilizzi su quelle 4 e mai sull'una, no? Quando magari quell'una lì è la più importante, anche magari il deploy di un progetto è l'una che è andata bene, il cliente contento, ma c'è altre 4 cose che sono andate male, tipo proprio cavolate, e te pensi a quelle 4. Se ti scrivi quella cosa che ti è andata bene, e quando c'hai questo sentimento qua, lo riconosci perché comunque lo sai, ti giri verso quel foglio, verso la lavagna, e leggi i successi, non solo l'ultimo, verso una lista, sembra noioso, non lo è, perché devi rileggere tutti i successi che hai avuto, e rimedesimarti in quel momento, no? E da lì dici, ah, vabbè dai, però alla fine schifo non faccio, non so se ho fatto questa roba. E quindi, soprattutto poi, se ci pensi anche a distanza di tempo, lo vivi in modo diverso, perché ci ragioni più oggettivamente, come se ti vedessi in terza persona, sai, quando leggi un libro, no? In terza persona, no? Ti leggessi un libro in terza persona, in te stesso, che ha fatto quella cosa un mese fa. Quindi riacquisti fiducia, che poi tutto un discorso di fiducia e di percezione che hanno gli altri verso di te, no? Quindi riacquisti fiducia e torni allora a essere produttivo e fare le cose, no? Quindi
Il libro dei successi è una delle chiavi per fare questa cosa qua. È un'abitudine da prendere, ci vuole un pochino di tempo, però in realtà è anche semplice da fare. Può essere, ripeto, uno può usare lo strumento che vuole, una whiteboard, un foglio di carta, il PC. Si consiglia di utilizzare un foglio di carta o qualcosa, semplicemente perché almeno ce l'hai sempre con te se vuoi, no? Cioè sei su in camera dal letto. Prima di andare a dormire, ti viene il momento, dici, oddio, non valgo niente, non so fare niente, rileggi quello e dici, ok, va bene così, a posto così. Io, per esempio, ho iniziato con questa agenda, poi un'agendina, perché appunto non la vede, è un'agenda normalissima, senza giorni, senza niente, con le righe e basta. E oltre a scrivere lì, ho delle pagine in cui ho riservato ai successi, sono 3 pagine, sono poche, mi limito, non esagero, ci vuole rimanere il postone comunque. E però allo stesso tempo faccio un'altra cosa che aiuta, anche quella cosa lì, che la consiglio di fare, anche quella è un'abitudine da prendere carina però, di fare un diario, che tutti i giorni, a fine giornata, quando vuoi, ti ritagli, 10 minuti servono, te lo giuro, 5, non devi scrivere alle 8, ho fatto questo, alle 8 e 5, questo. E scrivi quello che hai fatto durante il giorno, i tuoi pensieri, liberi senza freni, perché non deve leggere nessuno comunque, devi leggerlo te, se vuoi, però puoi anche non rileggerlo, ma metterli su carta e scriverli ti aiuta a essere appunto più oggettivo e capire quello che hai fatto, no? Perché a volte arrivi in fondo alla giornata, ti sembra, prima di non aver fatto niente, di non aver avuto momenti in cui hai fatto qualcosa di successo, ma no, successo è una parola strana, non intendo che hai fatto i numeri a lavorare. Successo può essere anche, ho parlato con un collega e abbiamo risolto un problema tutti e due. È un successo, perché alla fine è un Certo. successo. Poi un successo pensa sempre, no, ho fatto il video più bello del mondo su YouTube. No, no, basta fare un video su YouTube e uno che ti scrive bravo è già un successo. Okay? Oppure quello che ti scrive bravino, però io l'avrei migliorato qua, no? In realtà, meno male che a volte c'è questa gente, perché in realtà vuol dire che uno l'ha guardato fino a fondo e se ti fa una critica costruttiva la devi accettare, no? Il problema però qual è? Che il bravo non lo guardi nemmeno avendo la firma di posto, dice, vabbè sì, ma mi ha detto bravo perché. Quello che ti scrive tutto bello, ma te su quel ma ci rimugini 3 giorni. E sai che è così, Paolo, non dire di no perché so io ti ho sgamato subito. È un disastro, è un disastro, è un disastro, maledetto. Allora, ci sono alcune cose interessanti che hai detto, secondo me sono molto importanti, perché la prima parte dal fondo, che è quella del bravo, ho la sensazione che chi ha la sindrome dell'impostore lo dia un po' per scontato, cioè tu guardi te stesso e dici, è il mio lavoro, perché mi devi dire bravo? Punto. Cioè, è il minimo sindacale, no? Punto. E tutto il resto sarebbe Perché devi oltre. imparare, assolutamente, perché devi imparare, è difficilissimo questo, eh? Non sono ancora riuscito, quindi parla, però ti dico come andrebbe fatto, così, no? Ti insegno come l'ho fatto non sapendolo fare neanch'io. Devi imparare a ricevere complimenti, è la cosa difficilissima, cioè se uno dice grazie, scusami, bravo, ti devi dire grazie, ok? È importante dire grazie, e andare avanti nel senso, non soffermarti, appunto, non trovare una scusa a quel bravo, no? Cioè devi prendere complimenti per quello che sono. Dici bravo, boh, vabbè, dai. E vai avanti, senza salire, ma ho detto bravo perché lui sicuramente, quando ha visto il video su YouTube, è una cosa che non sapeva lui, cioè che magari l'ha vista in un momento in cui, no? Cioè inizi a trovarti le peggio scuse del mondo. Un po' bravo l'aveva scritto così per farmi contento perché ha visto che ero in difficoltà, altra cosa, no? Oppure ha visto che, cioè, ero lì così, no? E a me succedeva spesso quando facevo, per esempio, abbiamo condiviso il palco diverse volte insieme, quando facevo le sessioni, io scendevo 3 volte dal palco con quasi attacchi di panico, boh, giuro, vabbè, io ho anche altri problemi, io, sembra impostore il meno, diciamo, però dicendo, oddio, non l'ho fatta bene, no? Poi invece trovo la gente, mi diceva, sessione, cioè questa più bella, la tua più bella che ho mai visto. Tante volte mi hanno detto, no? Gente che mi vedeva sempre, cioè, oh, questa sessione più bella che abbiamo fatto. Poi lo stesso, la volta dopo questa sessione più bella che abbiamo fatto. Io dicevo, insomma, sì, proprio quella demo lì l'avrei voluta fare in un altro modo, avrei voluto dire, no? E tenti sempre di trovare una scusa per sminuirti, no? E ripeto, anche questo qua, te lo sto dicendo, ma
è una cosa su cui sto lavorando ancora a distanza di anni, perché non è semplice, cioè è un comunque entra, fa parte del tuo carattere anche questa cosa qua, no? Però allo stesso tempo ti porta, ora qui dico una cosa che sembra da snob, a essere quello che sei, cioè io sono una persona abbastanza esposta, no? Come sai, anche te, però esposta nel senso che comunque mi faccio vedere in giro, faccio lo speaker, ok, no? E quindi, però sono così, cioè sono arrivato a fare quello anche perché sono così, capito cosa intendo? Quindi in realtà devi vedere, bisogna vedere questa cosa qua come un vantaggio, cioè cercare di vedere il lato buono, perché poi chi ha il sindrome del impostore che non può essere pessimista, capito? Perché dici, cioè, appunto, quando inizi a fare domande del perché sono qui, ma sarà fortuna, che tendi a quel punto ad essere un po' pessimista, perché per forza di cose, se inizi a fare domande scomode, tendi ad essere pessimista, no? Quindi tutto qua. Però questa è una cosa su cui ci devi continuare a lavorare, perché ripeto, quella te la tieni, cioè il sindrome del impostore ce l'hai e te la tieni, devi solo imparare a conviverci. Se pensi in persone che ce l'hanno, nel nostro mondo, chi ci segue sicuramente lo conosce, Scott Hanselman, è una delle persone con più sindrome dell'impostore al mondo. Lo vedi poi sul palco per fare lo speech e dici, ma magari non sapessi niente come lui e sapessi fare uno speech come lo tiene lui davanti a 500 persone, 1000 quelle che ci sono, con nonchalance, no? Ma anch'io stesso a volte appaio quando, soprattutto negli ultimi anni, quando vado a fare uno speech, sembro quello, ah, grande, sono duro, uno, allora che ti scrivo, no? E poi in realtà, chi mi conosce lo sa che adesso appunto l'ho esteriorizzata, se qua chi se ne frega, anzi meglio, va fatto. Però appunto uno pensa che quello sia nell'Olimpo di quelli che sanno tutto, perfetto. Ok, e appunto se pensi a ascoltarsi, ma vuol dire non è che si sta parlando di uno a casa, uno che lavora mai solo da, adesso quanto sarà, 10 anni, 15 anni forse adesso, non sì, sarà alla sì. Fine. Penso di sì, e comunque cioè, con un ruolo non è che fa il tester, fa comunque sia, si espone tantissimo, e lui è uno di quelli che ne parla da tanto, dato il sindrome dell'impostore, quando ancora è diventato per lui un po' di moda quasi, ma lui ne parlava già anni fa di questa cosa qua, perché aveva già capito che c'erano, addirittura prima non veniva nemmeno chiamata così, quindi addirittura, perché proprio è un termine che è venuto fuori un po' dopo questo qua da... La psicologia prima era una sorta di non so cos'è che ne parlo per questo. C'è un'altra cosa che mi ha colpito molto. Io faccio parte di quelli che tengono una sorta di diario quotidiano, no? E diciamo che è molto semplice, il mio dura meno di 5 minuti ci metto. E è fatto sotto forma di tipo retrospettiva, andato bene, andato male. Punto, no? Ed è curioso, mi hai fatto capire due cose. La prima è che io uso Paper di Dropbox, che è tipo Evernote, per capirci, per fare il diario. Sì. Ma in realtà è lo strumento sbagliato, perché tu hai detto due cose interessanti. La prima è che, dato una cosa che è andata bene, una cosa che è andata male, quella che ti ricordi è quella che è andata male. Okay? Certo. Il diario che tengo io, fatto da cosa è andato bene e cosa è andato male, fa sì che io tenda a ricordarmi le cose che sono andate male, e ovviamente il diario è partito con lo scopo di cercare cosa posso migliorare ancora oltre a quello che già faccio, ok? Questo non fa altro che rinforzare quel problema. E inoltre il fatto che sia in formato elettronico rende scomoda la consultazione, quindi io tendo a non tornare mai indietro a guardare le cose che sono andate bene, perché tanto quelle che sono andate male me le ricordo, e quindi è un circolo che si autoalimenta ulteriormente. Esatto. Carlo, appunto, non l'ho detto io perché ormai dopo per scontato dell'uso della carta, che è più facile consultare, perché il mio diario, se io lo apro e apro una pagina a caso, è più facile capire Evernote, OneNote, File Word, quello che è, ti pare, e tornare indietro. Non lo fai mai, ma proprio anche per l'informazione convenzionale nostra, forse, non lo so, ma è difficile comunque in formato elettronico andare a sfogliare lo storico in generale. Ma quindi la carta è più pratica per quello, è uno dei motivi per cui, per esempio anche la to-do, adesso qui faccio un volo pindarico sulla to-do, la puoi fare in formato elettronico, ma in formato cartaceo, se non sbaglio te usi quello cartaceo, infatti per fare la to-do, è meglio farlo su carta perché sei anche più versatile, così, se devi fare, nel senso, un disegnino accanto
perché devi ricordare la cosa meglio rispetto a scriverla, ci metti di più, la carta è più pratica, poi hai più l'impatto di vedere tutto insieme, no? Quindi è un po' legata in realtà, anche la to-do è un po' legata alla sindrome dell'impostore, perché l'ho fatto questa cosa qua, perché è importante anche appunto fra i successi e le cose, diciamo, da segnare, anche averci, per esempio, ne ho parlato in un altro video sempre con voi, una to-do con le cose che devi fare, ti aiuta a essere più oggettivo e a dire, cavolo, oggi ho fatto 4 cose su 5, no? È andata bene. E fatte vuol dire, cioè quando metti il check vuol dire fatta, finita, consegnata, che può essere considerato un successo, anche quello, capito? Ripeto, però successo, uno la mette sempre, una persona di successo viene in mezzo subito, no? In realtà successo è una cosa andata bene, anche piccola. Ho travasato l'olio, non ho rovesciato neanche una goccia. Per me, che sono scemo a fare queste cose qua in cucina, grande successo invece, capito? Cioè, capito? Tutti i giorni aumenti, visto alla fine del video che ho fatto l'altra volta, è, diciamo, fare meno schifo del giorno prima, no? Quello è, certo. È importante anche questo qua. Quindi qua devi fare la stessa cosa, praticamente. E poi, forse, diciamo, l'ultima cosa che c'è, che diciamo che aiuta a superare questo gradino di dire supero questa fase del sindrome impostore, è cercare, cioè meglio, anzi, non cercare di essere perfetto, no? Perché poi hai la tendenza di essere perfetto in quello che fai, quando in realtà la perfezione, proprio per come siamo fatti, l'essere umano non è raggiungibile, c'è, cioè, sempre, poi tutto il nostro lavoro, ti puoi immaginare che casino che c'è quando cerchi la perfezione, è quasi peggio. Rischi di non finire le cose, poi, no? Rischi di avere, quanti progetti hai, dico a te, ma in generale, anche se non so come rispondere, avviati e mai finiti, no? Perché dici, cavolo, non lo rilascio perché non c'è tutto perfetto, ok, no? Tantissimi ce ne avrai, perché hai cercato la perfezione. E in questo, per esempio, noi siamo fortunati, forse, perché nel nostro mondo ci sono un sacco di cose che possono essere fatte, tipo mettere il repository su GitHub, sembra una cavolata, del tuo codice, è un gradino, tra l'altro, cioè io per farlo la prima volta ho cliccato, sai, proprio preso il piano, tipo sul trampolino, sai, la gara dei tuffi, quello da 10 metri, no? Lì a trovare cosa, ok, clicco su trasformo la privata a pubblico, me la sento, e clicchi, no? Poi dice, oddio, adesso la gente va a vedere il mio codice, chissà che mi dice, ho scritto var invece di string, mi chiedono perché, no? Pure se ho scritto string format invece di usare dollaro apice, oddio, chissà quello che vede. In realtà la gente mi ha detto un tubo, fondamentalmente devi mettere in testa, perché ne frega un tubo, dice, vabbè, ok, se l'ha fatto ci sarà un motivo, oppure te lo dice, ma senza, dice, hai scritto var, bisogna smettere un po' di pensare che la gente va a dire, perché l'hai fatto così, non va bene, attenzione. Cioè, a volte tendiamo a prendere rimprovero, insomma, le critiche come una specie di rimprovero, no? In realtà a volte non sono rimproveri, ma scusa, perché ha fatto var invece di string? Io uso sempre var, come mai? La domanda è no qua, dice, oddio, no, forse ha ragione, no, ma l'ho fatto, perché no? Di solito faccio in un altro modo, però oggi una tendia sempre... In realtà quella è la cosa che te ne frega. A me mi ha aiutato tantissimo quando mi chiedono come mai ti sei messo a fare Twitch, come mai ti sei messo a fare così. A me mi ha aiutato tantissimo questo qua. Siccome io, al netto che è vero questo, non lo dico io, non so programmare bene, perché non so programmare bene, farlo davanti agli altri a me mi ha aiutato tantissimo, perché mi sono accorto che ci sono tante persone che in alcuni ambiti ne sanno meno di me. Dico, cavolo, perfetto, allora forse qualcosa so fare, no? Quindi è un... Poi, vabbè, sono entrato nel personaggio che fa ride, scherza, che dice che non sa programmare. Oggettivamente alcune cose le so fare, mi rendo conto, perché sapendo non lavorerei da 20 anni questo lavoro qui, per amore di Dio. Esattamente. Però c'è gente che è meglio di me, ma ci sta. C'è gente che è meglio di me, ma chi se ne frega? Cioè, meno male. Io dico sempre, ma meno male che c'è gente... A me non paro tutti i giorni qualcosa, no? Cioè, no... È bello, cioè è una sensazione bella quella di anche di essere ignoranti a volte, no? E non cercare sempre, dice, no, voglio essere il migliore, il numero uno, perché almeno poi... Chi se ne frega? Cioè, ma perché? Perché? E io
ero così anche in altre cose. Io ho giocato a basket per 20 anni, no, 29, sì, 15 anni praticamente. Io volevo essere il miglior marcatore della squadra, non c'era mezzo. Cioè, io dovevo essere il mio marcatore, se mi cambiavano impazzivo, no? Perché, diciamo, perché mi cambio? Oddio, ho sbagliato, no? Iniziamo. Ci avevo già, non lo sapevo, visto questa squadra. E in realtà questa cosa qua, inconsapevolmente, anche nello sport, io l'avevo portata a essere cioè un vantaggio per me quando giocavo, per esempio, inconsciamente. Perché a volte passavo da presuntuoso quando giocavo, ed ero un po' odioso quando giocavo, però quello per altri motivi. Però era a volte presuntuoso. Ci sono dei compagni di squadra che a distanza di anni dicevano: te non eri il più forte della squadra. Io entravo sempre in quintetto, no? Basket. Sono andato per anni in quintetto, sempre. Non ero il più forte. Però quando mi vedevi in campo, io sembravo un professionista. Te lo giuro, ma anche chi mi vedeva, anche chi mi conosceva, diceva, cavolo, ma come si atteggiano? Sembra. Io sapevo di essere il più forte, però mi atteggiavo come se fossi il più forte di tutti, no? Cioè, prendo la palla, tiravo da 8 metri io. Poi, vabbè, ho imparato a tirare da 8 metri, vabbè, quando ancora Kerry, che gioca adesso, lo fa, io lo facevo già negli anni 90. Però, capito, è anche a volte l'atteggiamento che ti fa. E qui il fake it till you make it, purtroppo ho provato ad adottarlo prima, mi sono accorto, e non l'ho detto solo io, che è un po' un'arma a doppio taglio, perché rischi anche di fare delle figure brutte, soprattutto nel lavoro, no? Perché fake it, sì, ok, fingi di saperlo, ma quando poi quello ti chiede di farlo davvero, cioè, è un gradino che ti può aiutare, dici, ok. Sì, React, lo so fare, mi metto lì, fingo di essere il numero uno, però devi saperlo un minimo, perché non puoi fingere di essere un architetto del software se non lo sei, perché rischi l'effetto contrario, che ti arrivi una mazzata nei denti che non ti rivigli più. Sì, E secondo me c'è un video di condivido quell'aspetto, cioè cioè. il fake it till you make it deve essere un fake it di un pezzettino in più di quello che già sai. Cioè, usando l'esempio di Sì, React, tu fingi, dici. cioè, sai React, cioè, sai React, diciamo, di una percentuale anche se non ha senso, al 70%. Ecco, fingi di sapere 80, se vuoi, ma non ne Esatto. sai 10, fingi di sapere 90, perché poi picchi una musata che non ti rivedi più, ti spacchi tutto. È uscito un video un po' di tempo fa di uno dei miei idoli degli ultimi anni, che è Montemagno, che dice più o meno la stessa cosa, andate a ricercare eventualmente, cioè, parla proprio della. Lui la chiama la stronzata del fake it till you make it, no? Perché dice, non puoi farlo perché cioè anche nel marketing, vabbè, lui parla di marketing, visto così, no? Nel marketing non puoi fingere di essere uno che sa di marketing, poi in realtà arrivi a fare una campagna Facebook e non la sai fare, no? Cioè, non funziona. Ti può aiutare, questo è quello che penso io, lo penso, ti può aiutare per darti il là a iniziare a fare qualcosa, però devi sapere qualcosa, se no. Purtroppo il nostro mondo non funziona, anche perché è grande e piccolo allo stesso tempo, viene fuori e poi non ne sai fare le cose, questo assolutamente. Certo. Ci sono due cose che hai detto. Allora, la prima vorrei fare uno spoiler nei confronti dei nostri ascoltatori e spettatori che ci vedono, che lui parla del perfezionista e che è un problema l'essere perfezionista per certi versi, ma prima che iniziassimo a registrare mi raccontava degli allenamenti e del fatto che al chilometro tal dei tali, in media va con la velocità, sa perfettamente cosa sta facendo, insomma, diciamo che ha un po' di problemi in quel senso anche lui. Assolutamente. La seconda interessante è la questione dei successi, mi ha colpito, nel senso che uno dei problemi interessanti che io vedo con me stesso è che l'elencare i successi inteso come semplicemente le cose che hai fatto è probabilmente diciamo, è un buono strumento di compensazione della sindrome dell'impostore, è il dire ti giri. Guardi agli ultimi 3 mesi e dici, ah cavoli, ma ho letto 6 libri. Nel senso, facendo un esempio banale, perché man mano che lo fai non te ne rendi conto e sei, diciamo, in questo vortice di voracità in cui dici, devo leggere, devo leggere, devo leggere, devo leggere, non ti rendi mai conto di quanto hai in realtà migliorato rispetto a dove eri 6 mesi fa, un anno fa, una settimana fa, non è importante. Mi piace l'idea. La domanda invece che ti vorrei fare è, ah no, l'altra cosa che volevo dire è, una delle cose che a me è servita molto
nell'esempio che hai usato della pubblicazione del codice su GitHub, okay, come esempio, è lavorare in un ambiente in cui, nel mio caso aziendale, in cui sei spinto molto invece a rischiare in quel senso. Cioè, è il fregatene della perfezione, fallo, okay? Perché a meno che non sia un problema, diciamo, mission critical, lo puoi sempre mettere a posto e migliorare successivamente. Quello ha funzionato molto bene. Invece una cosa che... Fatto è meglio di perfetto, no? Esattamente, bravissimo, bravissimo. Una cosa esatto. Che a me frega sì, molto... Sì, ma è assolutamente quella... Soprattutto nel nostro lavoro, è importante, secondo me, che fatto deve essere meglio di perfetto, perché rischi appunto di avere mille cose incompiute, magari perfette, 99%, ma non finite, che in realtà al cliente barra collega che ha valore zero, perché se te non lo consegni ha valore zero, lo puoi avere fatto perfetto quanto vuoi però non finito, ha valore zero. E io questo l'ho imparato sulla mia pelle anche da quando lavoro qua, in verità, che qua hanno una concezione diversa in Svizzera, Austria, Germania di delle cose fatte, finite e funzionanti rispetto a come ero abituato prima. Non sto parlando male dell'Italia, in generale hanno un modo di lavorare diverso, quindi non è un confronto. È proprio un discorso diverso. E qui l'ho parlato sulla mia pelle, questo qua, che fatto è meglio di finito, te lo garantisco. Quindi assolutamente sì, questo è un punto che ha ragione te, insomma, ma è importante. Sì. Cioè, voi avete un modo strano di lavorare, quindi... che per certe cose forse è simile anche al nostro, quindi assolutamente. E rischiare fa parte di questo, di fare un passo avanti verso togliersi la sindrome dell'impostore, perché altrimenti diciamo che tendi un po' a non fare le cose per paura di, no? Paura di, con il punto lì di completa te, fallire, non essere all'altezza, quello che vuoi. Invece rischiare, dice ok, il famoso, come ho detto prima, il fake it till you make it, no? Devi lasciare una feature nuova? Cavolo, te devi lasciare la feature più bella del mondo, no? E sai che ce la puoi fare a farla, perché cioè, se non lo sai te fare, che cosa fare? No? Metti lì e la fai. E poi ti viene, cioè ti accorgi, dici, cavolo, ma sai che ce l'ho fatta? È incredibile, no? E lì rientri nel loop, beh, però, ma se l'ho fatta, non sai perché? Perché il mio collega in realtà mi ha detto come fare, perché cioè, io gli ho dato la soluzione, però lui mi ha detto sì, però anche, perché altrimenti non sarebbe andato. E torni nel loop del sì, l'ho fatto, ma perché lui, no? E vabbè, qui poi si torna. Cioè, prima andare avanti all'infinito questo puntato. Esattamente. C'è una cosa che mi resta ancora, diciamo, un'ultima domanda che vorrei farti, e non è detto che ci sia una risposta, sei chiaro. Ed è, c'è un modo di arginare il problema, perché la soluzione abbiamo detto che non esiste, okay? Di arginare il problema se vivi in un ambiente in cui moltissimi è evidente che sono vittime della sindrome dell'impostore, e quindi fondamentalmente la tua sindrome dell'impostore alimenta la mia e viceversa, perché continui a guardare l'altro. Guarda, e dici, ah, ma lui sa più di me. Io sto scrivendo un libro sulla sindrome dell'impostore, che non sto finendo perché ho la sindrome dell'impostore, quindi perché ho paura a buttarlo fuori, perché dico, ma poi la gente... Dici, che vuole questo, no? Il programmatore mi scrive come devo fare, no? Vabbè, ho detto di questo qua. Ho preso un appunto l'altro giorno di uno che mi ha fatto, sul mio canale Discord, mi ha fatto un'osservazione, ho detto, questa me la segno perché è bella. Non ci avevo pensato neanche io, questa cosa che hai detto te adesso. Cioè, siccome te hai questo atteggiamento, perché hai la sindrome dell'impostore, no? Questo modo di fare, successo, cose che... Se gli altri fanno la stessa cosa, come dici te, si crea un loop incredibile all'interno dei tuoi contatti, no? È finita, si muore tutti. Quindi quello che aiuta tantissimo, e forse è la giusta conclusione di questo podcast anche, forse questa puntata, è l'autoironia e non prendersi troppo sul serio quando facciamo le cose. Questo è il segreto. Cioè, non penso sul serio, non fare il coglione, penso sul serio nel senso di non prendere troppo seriamente quello che stai facendo, anche se è la cosa più importante del mondo, cioè il lavoro, è quello che per te è la cosa più importante del mondo, no? Non prendersi troppo sul serio e l'autoironia. Questo è la chiave. Io da quando sono diventato molto più autoironico, diciamo, su me stesso, mi prendo molto meno sul serio di prima e vivo molto meglio. No, questo ripeto, anche per altre mie patologie, ma questo è un altro discorso, però sempre legate a questo. Però se ti prendi meno sul serio, anche questa cosa qua ti aiuta a superare un po' la sindrome dell'impostore, perché dici, ok,
Vabbè, al limite quello che dice che fa schifo. Succede. Il giorno dopo mi dirà che sono bravo. Nel senso, non è facile, assolutamente, perché caratterialmente questa è una caratteristica del carattere, caratteristica, sì, del carattere che devi cambiare, o perlomeno gestire. Non è facile, però l'autoironia è una cosa meravigliosa. Cioè, è veramente la cura di tanti mali, diciamo così. Tra cui... questa cosa qua ti aiuta a superarlo sicuramente. Credo di averti risposto con questo, e tra l'altro anch'io lavoro in un ambiente dove c'ho molta pressione su tutto questo aspetto, perché l'azienda di lavoro si chiama Experts Inside. Già ti puoi immaginare, no? La parola Experts Inside. Cioè, sono capitato nel posto sbagliato, nel momento sbagliato. E c'è proprio questo atteggiamento. Non siamo... quando sono arrivato eravamo 6, adesso siamo 20, una roba del genere, no? Dopo 3 anni, siamo cresciuti molto, soprattutto l'ultimo anno e mezzo. Io mi sentivo, cioè, ho avuto dei momenti in cui ho smesso di lavorare per 3 giorni, anni fa, perché non mi sentivo a mio agio intendo in questa azienda. Siccome sono tutti bravi, perché la nostra forza è essere tutti bravi, meglio degli altri, perché expert, no? Ti chiamano quando gli altri hanno fatto danni, praticamente. Mi sentivo male, perché dicevo, ma come? Io? Qui? Siamo sicuri? Perché? Ma che ci faccio io qui? Ma me lo chiedevo ogni 10 minuti, no? Cosa che ti suggerirà a te, in particolare software, sicuramente. Costantemente. Non raccontiamoci le balle. Esatto, ma vedi, io ti leggo, Paolo. Non ci sentiamo dopo di tempo, ma io ti leggo negli occhi. No, perché è una cosa comune, Mauro. Vedi, te pensi di essere l'unico, come io pensavo di essere l'unico, come dicevo quello. In realtà non siamo unici, togliamoci questa cosa dalla testa, ma siamo 7 miliardi e mezzo di persone con lo stesso problema, però non tutti magari, però diciamo 7 miliardi di persone con lo stesso problema e unici, ma allo stesso tempo uguali, no? Quindi io ho sofferto molto, sono stato qua e ho imparato a fregarmene per al 50% ovviamente, no? Totalmente di questa cosa qua. Dico, ok, ma se sono qua, forse, cioè, alla fine sono 4 anni dopo qua, sarà un motivo, vanno ancora licenziato, no? C'è un cliente per colpa mia, ne abbiamo perso uno solo, ma neanche proprio colpa mia. L'unica volta in vita mia che ho detto, di solito prendo sempre l'abbia, dico, oh, è colpa mia, no? Forse non è neanche colpa mia, ho detto, questa cosa qua era l'unica volta che ho fatto tutto bene, no? Quindi ho detto, boh, sarà un motivo, no? Quindi anche questo qua è una cosa che ti aiuta, no? A dire, ok, clienti persi, zero. Rilasci con successo, tutti. Boh, dai, schifo faccio, ma forse non così tanto. Però appunto, autoironia, non prendersi troppo sul serio, questo è quello che ti aiuta sicuramente. Nel senso, te e chi ascolta e chi vede, no? Te e Mauro, anche te e Mauro, sto facendo da un po', ti mando la fattura per l'ora di psicologia. È interessante. Allora, proprio gli scherzi, è così. Perfetto. Perfetto, bene. Allora, ho capito tantissime cose, devo dire che questi 40 minuti circa sono stati rivelatori. Ho anche capito che fondamentalmente il mondo là fuori, se volesse produrre una sorta di denial of service umano, gli basterebbe mandarci link di cose interessanti e noi saremmo in un loop infinito da cui non potremmo più uscire. Esatto. Esatto. Guarda, io non lo so, ma sicuramente sei una persona che guarda tanti documentari, non lo so. Vero? Sì, non che vanno da come fatto, che vanno dal come fatto, no, indagine ad alta quota / cosa succede nella giungla di notte, no? Che devo sapere cosa succede nella giungla di notte quando chiudo gli occhi, chissà cosa succede, no? esattamente. Giusto per darti un'idea, gli ultimi, non sono proprio gli ultimi due, perché gli ultimi libri che ho comprato sono in ambito lavorativo, ma gli ultimi due libri non in ambito lavorativo che ho comprato sono il libro di Kip Thorne sulle onde gravitazionali e un libro in inglese sulla storia dell'Islam, okay? Uno di 1500 pagine, l'altro di tipo 1400, giusto perché non ho niente da fare. Assolutamente. Andare un'infarinatura di... Quando io sono stato in Egitto e ho vissuto per un periodo della mia vita, un periodo strano in Egitto,
mi sono letto il Corano in Egitto, perché ho detto Carmen, devo capire perché questi si comportano così. E perché io ero a contatto comunque con loro, con, devo capire. Quindi mi sono letto il Corano, ovviamente con i commenti spiegato, no? Perché se lo leggi. Quindi ti capisco assolutamente in queste due scelte che hai fatto, assolutamente. No, no, ma vedi, siamo alla fine tutti uguali, come ho detto prima. Te pensi di essere, diciamo, sarò io strano? Invece no, sei strano completamente come gli altri, assolutamente. Bene, 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 bene. Io mi hai dato sia speranze che un po' meno speranze di non uscirne. Io ti ringrazio moltissimo per la partecipazione, grazie per il tempo che ci hai dedicato e spero di averti ospite nuovamente, perché devo dire che era anni che non mi divertivo così tanto. Grazie. Va bene, meno male. Ciao a tutti.